Questo decreto è l'ennesima balla mediatica del governo Renzi. È l'ennesima occasione persa. È l'ennesimo annuncio fatto in pompa magna in una conferenza stampa del 30 di giugno a cui non sono assolutamente seguiti i fatti. Questo decreto rischia di rappresentare l'ennesima promessa tradita da parte del governo Renzi. L'ennesima riforma presentata tra slide, tweet e quant'altro, che non migliorerà assolutamente il funzionamento della giustizia civile in Italia. L'ennesimo annuncio a cui non seguono i fatti. Continuate ancora con questo decreto, come con tutti gli altri, a vendere fumo ai cittadini italiani. Annunciate delle grandi riforme, ma nei fatti anche questo decreto è aria fritta. Presidente, noi crediamo che quella che secondo voi doveva essere una grande riforma della giustizia civile, così assolutamente non è. Questa non è la grande riforma della giustizia civile che avete annunciato per tanti anni. Non è una riforma, non è quella rivoluzione che era stata annunciata. La giustizia civile è un malato grave, è un malato gravissimo, è un malato moribondo in stato comatoso che voi pensate di poter curare con un'aspirina. Con questo decreto voi avete fatto il compitino, il classico compitino, ma con questo compitino voi non riuscite e non riuscirete assolutamente a salvare il Paese. Serviva invece un provvedimento shock, serviva un provvedimento che dimostrasse il coraggio da parte del governo per affrontare finalmente i due annosi problemi che colpiscono il sistema giudiziario del nostro Paese. Da un lato l'arretrato, il nostro è un Paese con 5 milioni e mezzo di cause civili pendenti e 3 milioni e mezzo di cause penali pendenti, e affrontare l'altro grave problema, gravissimo problema, che non è un problema solo e unicamente legato al sistema giustizia, ma è un problema legato anche allo sviluppo economico del nostro Paese, ovvero l'irragionevole durata dei processi in Italia. Siamo il Paese in Europa dove i processi civili durano più di qualunque altro Paese. Se è vero come è vero, e non lo dice la Lega, ma lo dice Confartigianato, che la lunghezza dei processi civili in Italia costa alle nostre imprese circa 1 miliardo di euro, 1 miliardo di euro che le nostre imprese devono sopportare, costi che devono sostenere non per colpa loro, non per incapacità loro di essere competitivi sul sistema economico europeo, italiano e mondiale, ma per colpa della lentezza con cui vengono svolti i processi civili e penali nel nostro Paese. Ed è evidente che un Paese che ha una giustizia di questo tipo diventa poco attrattiva, anzi diventa un elemento di forte ostacolo e non è un volano per la competitività e per far sì che le imprese straniere possano venire ad investire. È un disincentivo. E quindi quando si parla di crescita, quando si parla di sviluppo economico, quando si sostiene la necessità di ridare fiato alle nostre imprese, uno dei comparti, oltre al tema delle tasse, al tema della burocrazia, uno dei comparti rispetto ai quali un governo serio, è un governo politico, questo rispetto ai governi precedenti, è un governo politico con una chiara matrice politica, non eletto da nessuno, nessuno ha eletto il presidente Renzi, ma questo è un governo politico e un governo politico ha la responsabilità di mettere mano al sistema giustizia per dare fiducia alle nostre imprese. Il presidente Renzi non può andare da Confindustria o dalle associazioni di categoria a promettere mari e monti e poi ha l'occasione per dare una risposta seria con una riforma seria del processo civile e presentarci questa mini riforma, questa patacca, questa è una patacca, caro sottosegretario Ferri. Come potete pensare di risolvere il problema della giustizia civile attraverso quelle quattro norme che avete messo, attraverso l'arbitrato? L'arbitrato si scrive arbitrato, ma si legge privatizzazione della giustizia e socializzazione dei costi a carico dei cittadini. Voi con l'arbitrato portate il contenzioso, lo prendete dal tribunale, che è il luogo pubblico per eccellenza per definire un contenzioso, e lo portate negli studi degli avvocati, scaricando i costi. Tutti sanno, chiunque sa che il costo di un arbitrato è decisamente superiore rispetto al costo di un contenzioso ordinario. E quindi scaricate sui cittadini, scaricate per l'ennesima volta sui cittadini i costi della giustizia.
ci sarà un effetto deflattivo minimo, semplicemente perché la giustizia costerà di più, il cittadino dovrà pagare di più per poter avere la certezza del proprio diritto, che è esattamente quello che avete fatto in questi anni, dove il contenzioso civile si è ridotto del 4% semplicemente perché avete aumentato i costi d'ingresso alla giustizia, con i contributi unificati, con le tasse, con le marche, che il cittadino, con i bolli che il cittadino ha dovuto pagare in maggior ragione. Altro che il governo che riduce le tasse, questo è il governo che aumenta la pressione fiscale sui cittadini, ma in modo particolare sulle fasce deboli dei cittadini. E quindi non è certamente con l'arbitrato, non è certamente con la negoziazione assistita, non è certamente con le separazioni davanti ai sindaci che voi abbattete questa montagna mostruosa di contenzioso che si è sedimentata e stratificata nei nostri tribunali. E quindi serviva altro. Noi abbiamo fatto le proposte perché si potesse affrontare in maniera seria il problema dell'arretrato. Non ci avete ascoltato, non ci avete dato parola e i risultati sono questi. Voi pensate di risolvere? Le do due numeri che sono i numeri del Paese. In Italia per avere una sentenza civile definitiva di terzo grado servono 1185 giorni, in Europa 550. Per avere una sentenza civile di primo grado in Italia servono 550 giorni, in Europa 250. Capite bene che con questi numeri, numeri drammatici, questo non è il decreto che risolve in maniera definitiva il problema della nostra giustizia. Dovevate svuotare i tribunali e quindi ridurre il contenzioso all'interno dei tribunali, avete invece svuotato le carceri. Noi ci saremmo aspettati che la deflazione venisse fatta all'interno del contenzioso dei tribunali, non nelle carceri. I nostri sindaci dal governo chiedono soldi, non chiedono di occuparsi delle beghe, delle corna tra marito e moglie. Dare al sindaco l'onere di dirimere il contenzioso tra marito e moglie non è la richiesta che hanno fatto i nostri sindaci. I nostri sindaci vogliono soldi e voi gravate ulteriormente i comuni, le anagrafe, di una responsabilità e di un onere che probabilmente non saranno nemmeno in grado di poter risolvere. Abbiamo una visione diversa della giustizia tra la Lega e la sinistra. Vi voglio ricordare tra l'altro che voi sono tre anni che state governando il Paese, sono tre anni che state governando la giustizia e non vi potete più nascondere dietro la figura di Silvio Berlusconi. Sono tre anni che avete in mano il sistema giustizia del nostro Paese e a parte cinque svuotacarceri, a parte gli sconti di pena nei confronti dei criminali non avete fatto assolutamente nulla. Abbiamo una visione diversa della giustizia. Per noi la giustizia significa garantire legalità e garantire legalità vuol dire vietare l'ingresso illegale dei clandestini nel nostro Paese, vuol dire tenere in galera gli spacciatori, cosa che voi non avete fatto, anzi li avete liberati, li avete rimessi in libertà. Significa vietare l'occupazione abusiva delle case popolari, significa sanzionare e condannare chi occupa senza diritto un'abitazione. Vuol dire che i campi rom vanno sgomberati, bisogna ristabilire la legalità. Riportare giustizia significa che chi viene condannato per una pena grave non può avere lo sconto di pena, non può avere l'abbattimento di un terzo dello sconto di pena. Garantire giustizia significa che prima vengono le vittime dei reati, prima vengono le persone che i reati li hanno subiti e non le persone che i reati li hanno commessi. Garantire giustizia significa che non si può regalare 8 euro al giorno a chi ha commesso i reati. Voi state dando 8 euro al giorno di risarcimento a chi i reati li ha commessi e non trovate 7 milioni e mezzo di euro per darli ai precari della giustizia. Non funziona così. Gli incentivi non dovete darli alle aziende che assumono i criminali. Gli incentivi vanno dati alle aziende che assumono le persone oneste, le persone per bene. Voi state facendo esattamente l'opposto. State facendo esattamente l'opposto di quello che oggi un paese come il nostro ha bisogno. Non avete più alibi. E questo decreto è la cartina al tornasole, e chiudo Presidente, questo decreto è la cartina al tornasole di un governo che dimostra, ha dimostrato, e di una maggioranza, e in modo particolare di chi ha la golden share di questo governo, il Partito Democratico, che per voi prima viene la tutela dei diritti di chi i reati li ha commessi, dei criminali, e dopo forse magari anche la tutela delle persone oneste e dei cittadini per bene. Ed è il motivo per cui la Lega convintamente non voterà questo decreto.